Arriva la micromobilità sostenibile anche a Catanzaro. L'amministrazione comunale ha inteso aprire a questo segmento importante, così come è avvenuto in tante altre città, un'occasione veramente di sharing della mobilità, nel senso che abbiamo inteso, ovviamente delimitando quelle che sono le zone di maggiore interesse ed escludendo quelle che possono essere le zone più a rischio, nel senso che hanno una percorribilità di viabilità più veloce, per consentire non solo per un fatto diciamo occasionale di divertimento un giro della città anche con il monopattino, ma anche per farla diventare un'occasione vera di mobilità nel centro storico, nel quartiere Marinaro e negli altri quartieri diciamo che vogliono essere raggiunti. Ha risposto la Elerent, un'importante società a livello nazionale che ha deciso di arrivare anche a Catanzaro, come già avvenuto per altre città, dunque offriamo questa possibilità ai cittadini. Chiediamo assolutamente tutte le attenzioni possibili, sia l'amministrazione comunale lo ha fatto in modo abbastanza rigido mettendo dei paletti, un'assicurazione importante e tutte le circostanze, indicando quali sono le strade, indicando le velocità di percorso che ci possono essere, ma anche con un rigido regolamento interno che bisogna accettare una volta scaricata l'applicazione, quindi i minori di 14 anni non possono utilizzarlo, non si può andare in due e ovviamente bisogna fare anche molta attenzione ai parcheggi. Ci saranno ovviamente delle persone autorizzate e preposte al controllo di dove vengono lasciati i monopattini, ma è importante, come in tutte le cose, che ci sia la collaborazione con i cittadini. Ogni utente potrà, attraverso un'app scaricabile dall'Apple Store o dal Play Store, e da lì l'utente potrà scegliere di noleggiare il monopattino aprendo l'app e andando direttamente sul monopattino, scansiona il QR code e da lì fa partire il noleggio. Parte, fa la sua corsa, lascerà il monopattino dove gli è più comodo, termina il noleggio e finisce appunto il noleggio. Oppure si può noleggiare sempre attraverso l'app, individuando quello più vicino a sé, prenotarlo e si ha 10 minuti di tempo per andare a prendere il monopattino. Per quel periodo il monopattino è assegnato all'utente che lo ha prenotato. Una tariffazione a tempo, 1 euro lo sblocco, appena si sblocca un monopattino si paga 1 euro, poi 18 centesimi al minuto, questa è la tariffazione a tempo. Si può anche acquistare attraverso lo store, quindi direttamente all'app c'è uno store dove si possono acquistare dei pacchetti giornalieri, settimanali e mensili o dei pacchetti a credito da 10, da 20, da 25 o da 50. Si apre l'app, a quel punto io posso noleggiare il monopattino scansionando il QR code, quindi io pigio su scansiona, lui apre la fotocamera, si inquadra il QR code. Una volta inquadrato il QR code partirà il noleggio, quindi clicca e scorri per iniziare. Questo mi dice ci sono dei monopattini, scelgo quale che voglio, inquadro il monopattino, mi dice qual è, scorri per prenotare, io prenoto, ho prenotato il monopattino, ho il tempo, 10 minuti per andarlo a prelevare, in questi 10 minuti nessuno lo può noleggiare perché è impegnato per me, chiaramente non sto pagando. Nel momento in cui sono arrivato là, entro i 10 minuti, a quel punto scorro per iniziare e mi parte il noleggio. Finito il percorso, sentito ha sbloccato il noleggio, a quel punto io sto viaggiando, posso parcheggiare il noleggio e in questo caso il monopattino rimane assegnato a me ma continuo a pagare perché è una pausa, oppure scorro per parcheggiare e termino il viaggio. A quel punto lui mi dirà esattamente, in questo caso il servizio non è operativo, mi darà esattamente quello che ho speso per il percorso effettuato.